Ciao. Ciao. Movimento Playback. Sono stato entusiasta dalla prima lettura, l'ho chiamata subito, gli ho detto questo film bisogna assolutamente farlo. E ha messo giù già nella prima stesura un bellissimo film, perché un buon film da cosa nasce? Da una buona scrittura. E Michela ce l'aveva già tutto in testa. Ci siamo già, e allora andiamo a cominciare. Ho detto subito sì, perché c'era una scrittura viva, avvincente, forte, violenta, dolce, con questi personaggi che erano veramente vivi. Mi ha detto, guarda, non è quella finale, non mi importa. Tanto ogni versione migliorava. Noi dobbiamo raccontare questa casa. 1, 2, 3, 4, poi allargando entra lei. Oh, ce l'hai fatta? Scusa, ma ho fatto tardi, è che c'era traffico. Salve. Buonasera. Questo racconto è il ritratto di una famiglia disfunzionale e questo è un film dove i protagonisti non ce la fanno perché non hanno avuto chi li ha incoraggiati a vivere. Perché vivere può essere un'angoscia o può essere una felicità, dipende da come inizia il tuo percorso di formazione. Non ha mai lavorato? Come non ha mai lavorato? Ma usciva tutte le notti, era sempre stanco, gli stiravo la camicia al giorno, mi ha mandato i messaggini, mi diceva che andava a Fiumicino a prendere il commercialista, che andava a portare il primario a Sabaudia dall'amante. Tutte fregnacce, Floria, tutte fregnacce, ancora non ha capito, questo è deficiente, deficiente questo. Questo piccolo mondo, questa piccola famiglia che pensa a sé e crea danni ai figli cresciuti male, mal consigliati, mal gestiti. Però c'è questa figlia Desiree che, come accade spesso in alcune famiglie, ha gli strumenti per capire le cose che non vanno e per cercare di aggiustarle. Non sempre ci riesce, ma ce la mette tutta. E quindi non si può non parteggiare per lei, perché anche quando scopre gli inganni poi non porta rancore, anche se soffre. Stai calma. Stai calma, che risolviamo tutto. Non c'è da risolvere, c'è da pagare l'amico tuo. Oh. Dici sempre che servono le conoscenze. Eccole le conoscenze. Oh. Ma che so ste conoscenze buona, per papà? Buona, sta buona. Desiree è una ragazza bellissima, variopinta, instabile. È una pazzia starle vicino, però Bruno non riesce a stare senza di lei. Tu ti fai sempre manovrare da tutti, dagli attori con gli sbalzi ormonali, ma soprattutto poi da quella gentaglia veramente inqualificabile. Ma non è vero! Ma io come faccio a fidarmi di te? Me lo dici? Come faccio? Questa ragazza ha bisogno in qualche modo di affrancarsi da questa famiglia, ma non riesce a farcela. Sembra un personaggio molto perdente, ma in realtà, grazie alla sua tenacia, alla fine riuscirà, se non ad aiutare se stessa, perlomeno ad aiutare suo fratello, che ha un problema psicologico importante e che ha bisogno di un aiuto solido che questa ragazza poi sarà in grado di darle. E azione! Dobbiamo prendere una decisione importante. Quale decisione? Il caffè chi lo prende? Io un goccetto corretto. No, niente, grazie. Claudio qui non viene seguito nel modo giusto, e tu lo sai. E dai, con sta storia, il caffè lo vuoi? Ti pare che sta migliorando? Non stai seguendo le terapie dello psichiatra? Ma te quando ti sei laureata in medicina? C'ha ragione. Il genitore è tossico quando non vede il proprio figlio. Non vede chi è. Non lo accetta per quello che è. Lo vuole cambiare, lo vuole torcere o raddrizzare se non può essere addrizzato. E se il figlio non lo rispetti e non gli dai un senso di autostima, sto figlio è messo male. Dammi il cane tonico.
quando arrivano i tuoi, di nuovo posizione, piano piano ti ritiri, addosso a muro, ti fai piccolo, perché ti vergogni che stai socializzando. Claudio è un ragazzo molto scoperto dal punto di vista emotivo, quindi facile da buttare giù, da trafiggere. Questo perché è cresciuto in una situazione di ignoranza e una madre tanto attaccata a questo figlio, quasi che lo culla ogni giorno, che lo tiene con sé, ha paura di perderlo. E questo ha creato in sé un'insicurezza dettata anche dalle parole molto pesanti del padre che utilizza nei suoi confronti quando lo vede un nulla facente e non capisce che dietro c'è un problema. Rifacciamo queste battute? Sì. Tanto ci siamo. Bello, è tipo resort, dicono che ci sono anche le terme. Accedi. Fanno anche le flebo, dicono che ti ripuliscono il sangue. Come Roxar. Così vai. Bam, arrivate voi due. Finché non è no, fermo. No, aspetta, mi devi rigirare. Io fermo e rigiro. Così. Sì, e poi loro ci fermeranno. Ma mi sono pure per il cazzo, eh? Adesso ci vai. Sai come ci vai? A calci in culo ci vai. A calci in culo, stronzo. Scemo che non sei altro. Che cazzo? Sei matto? Oh, ma che tu sei impazzito? Tra fratelli è una relazione importante perché si cresce insieme, si vivono le stesse cose e ognuno le vive in maniera diversa rispetto all'altro. Sei legato a vita da qualcosa e non si può spiegare in realtà il rapporto tra fratelli. È una roba di pancia di e di cuore. Che botta, sore. Un finaccia che ho fatto. Io appresso a te. Questa per me è una storia d'amore tra due fratelli, una storia che è nata dal cuore. Penso che tutti i film dovrebbero essere per i registi un'opera prima, perché c'è qualcosa nell'opera prima di magico. È avvenuta in un modo molto naturale, mi sono sentita parte di una comunità tipo teatrale, era quella l'atmosfera. Ho avuto dalla mia parte la generosità di un cast incredibile che mi ha voluto bene. Io l'ho sentito questo, ho sentito l'amore che c'era, la nostra energia.